Sono almeno 25 secoli che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche eterogenee civiltà, tutte venute da fuori, nessuna fatta da noi, nessuna che sia germogliata qui. Da 2500 anni non siamo nient'altro che una colonia. Oh, non lo dico per lagnarmi, è colpa nostra. Ma siamo molto stanchi, svuotati, spenti. Ma principe, tutto questo adesso è finito. La Sicilia non è più una terra di conquista ormai, ma libera parte di un libero Stato. Il sonno, caro Chevalier. Un lungo sonno, questo è ciò che i siciliani vogliono. Adesso odieranno sempre tutti quelli che vorranno svegliarli, sia pure per portar loro i più meravigliosi doni. Io sono certo che i siciliani vorranno migliorare. Non nego che alcuni siciliani trasportati fuori dell'isola possano riuscire a svegliarsi, ma devono partire molto giovani. A 20 anni è già tardi, la crosta si è formata. Ma se gli uomini onesti come lei si ritirano, la strada rimarrà libera alla gente senza scrupoli e senza prospettive. Siete un gentiluomo, Chevalier. E considero un privilegio avervi conosciuto. Voi avete ragione in tutto. Tranne quando dite che i siciliani certo vorranno migliorare. Non vorranno mai migliorare, perché si considerano perfetti. La vanità in loro è più forte della miseria. Amico, cosa fate qui? Ah, niente, stiamo lavorando. E che lavoro fate qui? Stiamo facendo un documentario. Chi è questo documentario? Cerchiamo la tomba del Gattopardo. Ma che cosa? La tomba del Gattopardo non esiste qua. Vi ingannate voi. Come ci hanno indicato qui? Ma è negato, sbaglio, Sta sopra, sopra, ci mettete sopra. Ah, sopra? Sì. Dottore, senta a Porpare, dice che la tomba del Gattopardo sta di sopra. Ma quando è morto questo Gattopardo? Nell'85 è morto. Nell'85, quindi è impossibile trovarlo nelle catacombe. E dove si trova allora? Nel nostro cimitero l'abbiamo, perché le catacombe dal 1870 sono ufficialmente chiuse. Ecco, sepoltura gentilizia Demetri 279, acquistate il 2 luglio 1885 per la famiglia Tommasi Principe La Medusa, l'anno in cui quindi è morto il nostro Gattopardo. E si può trovare allora? Sì, lo cerco subito sulla cartina topografica. Non parlate male anche voi dei conventi, mi raccomando. No, no, stia tranquillo, non ne parliamo male. Ecco, Lampedusa. Lassù era l'osservatorio del Gattopardo, che fu realmente un reputato astronomo. E questo è l'unico ritratto fotografico del Gattopardo esistente. Sì, questo è il Gattopardo, è mio nonno. Giulio Fabrizio, principe di Lampedusa. Lo chiamarono Gattopardo perché era un tipo burbero anche sia di figura e sia anche di carattere. Beh, anche per lo stemma. Questa è la nonna, principessa Maria Stella di Lampedusa. E lei perciò sarebbe la nipote del... Io era figlia di una figlia di Chiara sposata a Crescimano. Ma il Gattopardo aveva molti figli? Sì, molti. Erano 10, vede? Erano 10 figli. 4 maschi e 6 femmine. 6 femmine, le zitelle. Le femmine erano Carolina, Concettina, Antonietta, Antonia e Chiara l'ultima, che era mia mamma. Questa, veda, è la zia Carolina, la più grande, la primogenita, che era tutta devota, tutta preghiere, insomma non volle sposare, si dedicò tutta alla religione. Ma suo nonno passava realmente la sua vita qui? Mio nonno passava la vita tutta sempre qua, perché non faceva una vita di società, ecco, faceva una vita molto familiare, perciò dedicava la sua vita, la sera si divertiva al biliardo, a giocare. Poi aveva l'osservatorio, perciò l'astronomia, studiava il sole, la luna, che poi dovettero togliere l'osservatorio perché era un pochino troppo pesante. Dopo tanto tempo la soffitta cominciava a essere un po' cadente e dovettero levarla.